Vorrei raccontarvi la mia vita, ma è troppo lunga. La mia azienda è nata nel 57, non dico che è prossima alla chiusura, ma ci siamo. Siamo passati da 15 dipendenti a 11 dipendenti, da 11 dipendenti a 9. Quest'anno prevedo ancora un anno più nero. Quindi toglieremo ancora forza lavoro. Perché forza lavoro? Perché forse non abbiamo più lavoro. Perché forse le famiglie non hanno più potere d'acquisto. Io lavoro con piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, che viene a mangiare. La prima preoccupazione è fare il pieno del furgone, non di mangiare. A mezzogiorno devono mangiare con 8 euro, 9 euro. Cosa facciamo? Lavoriamo con i pensionati. Hanno uno stipendio, hanno la pensione. Speriamo che gliela daranno ancora per tanti anni. Ma siamo convinti che il pensionato ha ancora potere d'acquisto? Il pensionato ha un figlio, ha un nipote che non ha lavoro. Siamo passati da lavoro con il pensionato da 4 giorni al mese a un giorno al mese. Vogliamo parlare di altre cose? Parliamo di tutto. Io spero che questa mobilitazione ci porti avanti, ma io chiedo ancora vivamente la piazza. Io voglio la piazza, il confronto diretto con le istituzioni. Non voglio il referendum, scusatemi, voglio partire in causa. Non si può svegliarsi al primo dell'anno e sentirci dire dobbiamo cambiare la numerazione delle fatture. Ma che cazzo se ne può fare? Voglio chiudere perché sennò vado oltre e peggio, peggioro. Io ho uno stimolo in famiglia, siamo in 5 in famiglia, ho una figlia, voglio dargli un futuro. Posso chiudere la mia azienda, ho un capitale, ne ho 2 di capitali. Posso avere 5 milioni di euro nel cassetto, quando qualcuno me lo comprerà avrò 5 milioni di euro. Ma ho 15 famiglie dipendenti da mandare a casa. È il caso di mandare a casa 15 famiglie? Ho una cementeria che chiude 122 posti di lavoro. E qualcuno fa qualcosa? Sì, speculazione, vogliono la cava, non vogliono la cava, capiamoci bene. 122 famiglie che vanno a casa. Ho un'azienda dietro in cassa integrazione da un anno. Va a mangiare secondo voi? Secondo me no. Arrivano le famiglie a chiedere la comunione. Non è un diritto, è un piacere. Devo fare la comunione. Quanto costa? Guardi, riusciamo a fare una cosa carina. 35, 40 euro, completa. No, non riesco, devo arrivare a 25. Ma dove siamo finiti? Siamo finiti a 10 anni fa, 15 anni fa con i prezzi. Lavoriamo con il lavoro? Ho un albergo? Lavora con il lavoro, non con il turismo. Se siamo sul turismo ve ne dico ancora che per il turismo. Con il lavoro venivano, soggiornavano 4 giorni, perché lavoravano lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Siamo passati a 2 giorni, martedì, mercoledì. Ma non per la tecnologia, internet, telefono, via email, iPod. Perché uno entrava in un'azienda e diceva no, non ho bisogno di niente. Questa è la realtà. Adesso siamo a settimane alterne. Vedi il rappresentante che arriva a settimane alterne. Una settimana sì e una settimana no. Questa è la realtà. Io credo che qua, commercianti, turismo, alberghi, ristoranti, chi vende maglioni, chi vende di tutto. Certo che magari andiamo a prendere il cinese. Costringono a prendere il cinese, ci costringono, ma non perché non vogliamo spendere 100 euro per un paio di scarpe, perché non abbiamo più 100 euro per un paio di scarpe, ragazzi, noi imprenditori, io non so voi, io dico la mia situazione, io sono partito dal castello più alto, cioè dal taglio della presidenza, dalla mia, ho tagliato io prima di toccare l'ultimo per anno, però ho dovuto anche toccare l'ultimo per anno. E questo non è bello. Quando uno ti sente dire, vai anche dai sindacati, ti dicono, ah, ma i ristoranti sono pieni. Ma dove cazzo? Scusate, ma dove li avete visti pieni? Noi abbiamo una media di 180 coperte sabato sera. Siamo passati a 80. Cioè lei mi spieghi, sono io che sono rimbambito, con la R rincoglionito, non sono più capace a fare il mio lavoro, non voglio fidelizzare i clienti, le promozioni, ho alzato i prezzi. No, li abbiamo passati. Mantenendo la qualità, la stessa qualità, il stesso servizio, scegliendo il personale migliore. Questo abbiamo fatto, perché con le aziende che chiudono, c'è in giro anche il personale migliore, c'è in giro. Perché qualcuno chiuderà, qualcuno vuole il mio cuoco, 22 anni di servizio. Vuole il mio secondo cuoco, 20 anni di servizio. Prendetelo. Avete voglia di sviluppati? Sviluppati? Ce li do io due cuochi.
Volete quattro camerieri, facciamo fatica a costruire il personale, scusatemi, costi di formazione, costi di non formazione, facciamo fatica a costruire il personale. Perché il personale deve essere adeguato al lavoro che fa. Il cameriere non è, scusatemi, un portapiatti. Deve dare un servizio, una qualità, un cliente deve arrivare, deve trovarsi a casa sua in un ristorante. Non essere un numero. E questa è fatica. Però siamo in questa situazione. E non è attenta. Io vorrei un contatto diretto con la politica, ma diretto. Quando investono soldi, voglio capire dove li investono. Nel turismo, dove investiamo i soldi del turismo, cosa spendiamo, anche in provincia. Dove andiamo a Roma? Andiamo in provincia. Camera di commercio, cosa facciamo, cosa non facciamo? Chiediamo cosa vogliamo, cosa non vogliamo. Chi lavora dentro? Chi lavora dentro nel lavoro? Non fuori. Scusatemi, possono esserci imprenditori che lavorano, ci sono anche personaggi che non lavorano, non sanno cosa vuol dire il contatto diretto del lavoro. Questo è tutto.